si stacca? Si stacca, si stacca. Tino, dobbiamo controllare. Capo cantiere che fa? Controlla. Infatti, ti ho visto fare il capo cantiere. Ottavio, togliamo questi cassetti? O ancora presto? Vuoi togliere prima quello? Sì. Ok, vedi Tino. Scherziamo, ovviamente. I nostri amici sono qui per svuotare la stanza dalla cucina che la famiglia, ti ricordi Tino, del sud-est barese, senza dire dove, ha donato ad Antonella e le sta aspettando che loro la portino. Ma non si limiteranno a scaricare la cucina da Antonella, prenderanno tutte le misure, si accorgeranno se mancherà qualcosa, qualche pezzo di ferramenta, insomma il top, le misure, perché non saranno mai esatte rispetto a quelle che erano le misure della casa di Antonella. E quindi per questo ringraziamo Filippo, l'anonimo donatore, di cui diciamo solo il nome, che ha donato quei 1.000 euro che ci consentiranno di fare tutti questi lavori, di dare alla cucina la sua dignità, come in tutta questa storia, e ciò che avanzerà poi servirà per acquistare, non diamo soldi, ricordatelo, non diamo soldi, ma servirà per acquistare una spesa o qualunque altra cosa mancherà a casa di Antonella, che di tutto ciò che avete visto nell'altro servizio ha chiesto soltanto la cucina, il tavolo e le sedie, perché non bisogna mai approfittare, il resto in qualche maniera è riuscito a recuperarlo e quindi ci ha detto no, non mi serve nient'altro, evidentemente puoi darlo, se la famiglia vuole, ad altre persone che ne hanno bisogno, quindi questo fa onore anche ad Antonella. E per questo Tino, non puoi stare lì solo con la telecamera. Certo. Dammi una mano, cioè, dai una mano anche tu. Certo. Ma ogni volta che c'è da lavorare fisicamente, stai là a fare le immagini. Come devo fare con te? Non lo so. Vuoi che le fai tu le immagini? Cambiamo. E dai, vai, dammi la telecamera. Fatti, capocantiere. Va bene, va bene. Capocantiere. Aspetta, vado un attimo a cambiarmi, Tino. Non vorrei che. No, sai, ma vai, continua, vai, vai, vai. Tino, hai riempito tutto? Hai riempito tutto? Ok, possiamo andare? Dai. Destinazione? Trigiano. Non lo so, non voglio rovinare quello che c'è all'interno, anche perché i ragazzi hanno lavorato per ci stavamo dimenticando. Mancavano le gambe del tavolo, aspetta. Tutto io ti devo dire. Ottavio, piacere, Ottavio, vai. Ecco, bravo Ottavio, provvedi Ottavio. Manca solo questo, vero ancora? Sì. Manca solo questo. Tino, il nostro lavoro, il nostro duro lavoro duro, è finito, possiamo lasciare nelle mani preziose di Ottavio e Fanica, perché adesso possono portare la Trigiana e rendersi conto cosa devono fare per montare la cucina. Oh, Mark, non sei tu, eh? Perché? No, ah, Tino, il metro! Ce l'ho sempre appresso, oggi non ce l'ho, niente. Non sei capace. Tino, no, guarda, siamo finalmente, dopo questa giornata estenuante, siamo qui per farvi vedere il frutto della donazione di questa famiglia del paese, del sud-est barese, ma anche del lavoro di questa azienda che abbiamo chiamato, grazie a Filippo che ci ha dato i 1.000 euro, ne abbiamo cazzati 600, restano 400 per Antonella, eccola, oh! Scusi, vai tu. Oh. Wow. Oh, che bella cucina. A fagiolo sta, eh? Senti che odore proprio di nuovo. Di cucina, bravo, è vero. Guarda. Bella. Bella. Capiente. Che hanno fatto un ottimo lavoro. Sì, eh? Sì, l'hanno montata proprio alla grande. Bene. Alla grande, guarda che ampia. Bellissima. Vabbè. Martin perse la cappa, ma noi l'abbiamo trovata. Aspetta, fammi chiedere una signora. Che cosa? Me? E allora? No, dai, diccelo. Adesso sì. Più accogliente, cominciamo a vedere i primi risultati. Sono avanzati dei pezzi che stai pensando dove mettere, sì, vero? Perché si può sempre arredarti. Mi perdoni, perché questo qua non è montato più? Questo acolare? Ma poi li fatti tu. Perché devo mettere il frigorifero lì. Lo metto all'angolo un'altra parte, scusi. Sì, no, avevamo pensato avanti dietro qui davanti. Avevo pensato, ci fai l'arredatore, tu che fai l'arredatore? Dava ordini lui, il capocantiere, come sempre, no?
Che facciamo, Antonio? Tu te lo saresti aspettato? Così come è andata, te la saresti aspettata tutta sta storia? Onesto. Sinceramente ero un po' pessimista. Eri un po' pessimista. Sì, sì. Eri un po' pessimista, invece ce l'abbiamo fatta. Tiro? Grazie alla signora di... Quinto potere, Home Edition, ha colpito. Noi, posso, il nome lo posso dire, tanto non la conosce nessuno. Angela si chiama, Antonella. Grazie Angela per aver pensato... Guarda quanto è bella Angela, perché a chi ci fa questi regali piace poi condividere, no? E vederli. Quindi Angela è bellissima. Io ti avevo detto anche... Già dalle foto che ti piaceva. No, ti avevo anche mandato il messaggio in cui... Sì, di ringraziarla, però adesso lo facciamo di persona e ringraziamo Filippo, grazie Filippo. Adesso ricordo, hai un budget di 400 euro ancora per decidere quello che ti serve per casa oppure per riempire i pensili, magari ti servono piatti, posate, tovaglioli, asciugamani, spesa, qualunque... No, quella servirà pure quella. No, lui è realista, lui è neorealista, gli serve perché servirà pure quella. Per ora, solo per ora, da casa di Antonella è quasi tutto. Sono convinto che sta pensando quando ve ne avitaci, quando ve ne dovete andare, che non vi sopporto più. È quasi tutto, Tino. Neanche il caffè ci puoi fare, no? Perché non funziona. Ma allora andiamoci a fare un caffè, Antonella. Via, via. Siamo al tramonto di questa storia, eh? Fatti un po' di schifo, faccio le battute. No, dico, siamo al tramonto di questa storia. Sì, sono tramontato, né? Mi sento molto romantico oggi. Beh, stati lontano per piacere, che non dai, ti voglio vicino. Dai, lo so che ti fa no, piacere. No, lascia stare. Ma guardate che spettacolo. Sì, guarda. Lo si può vedere con occhi un po' più sereni, eh? Certo. Il futuro è roseo.